Oggi mettiamo in evidenza un vanto della nostra regione in ambito sanitario e di protezione civile. È la centrale operativa 118 Pistoia-Empoli. Svolge, come CROSS, centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario, un ruolo strategico in ogni emergenza regionale e nazionale. A Palazzo del Pegaso riceve il riconoscimento del Consiglio regionale. Dopo la mozione di condanna in aula della violenza davanti al liceo Michelangelo di Firenze, arriva anche quella dei membri del Parlamento degli studenti. Un'altra vicenda mobilita diversi consiglieri di tutti gli schieramenti sul fronte dei diritti è quella del volantino omofobo contro il sindaco di Laiatico. Hanno lavorato tutte le commissioni in questi ultimi giorni in vista della prossima seduta del Consiglio. Tanti i temi affrontati e ci sono alcune leggi pronte per il voto finale. Sul sostegno alle imprese, sull'imprenditoria e sull'occupazione femminile, sulla disciplina degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico. In Toscana, dopo il Meyer, lo diventerà la Fondazione Monasterio. Il Consiglio regionale ha approvato il bilancio 2020 dell'autorità portuale regionale, che ha sede a Viareggio e competenza anche sugli scali di Giglio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo. In commissione controllo invece si era aperta la discussione su Toscana Strade, la società che dovrebbe gestire in futuro la FIPLI e altre strade importanti nella nostra regione. Prosegue l'impegno della commissione per le aree interne, che propone sempre all'attenzione di tutto il Consiglio molti documenti. Vedremo gli ultimi che sono stati approvati da tutti. E vedremo anche le insolite immagini di un'esibizione speciale nel cortile del Palazzo del Pegaso, quella dei bandierai degli Uffizi, a cui il Consiglio assegna il gonfalone d'argento. Un fiore all'occhiello del Sistema Nazionale della Protezione Civile in Toscana è la centrale operativa del 118 Pistoia-Empoli. Essa svolge un duplice compito di sala operativa regionale per le maxi emergenze e insieme a quella di Torino di CROSS, acronimo che indica centrale remota per le operazioni di soccorso sanitario. Il Consiglio regionale vuole esaltare con questa cerimonia il grande ruolo che ha svolto anche durante la pandemia. Un premio, un riconoscimento sentito, voluto, era il novembre del 2020. In piena pandemia andai a incontrare la centrale operativa CROSS di Pistoia. È un modo per dire grazie alle volontarie, ai volontari, ai medici, agli infermieri. Mi hanno donato questa maglietta. I veri supereroi sono loro per tutto quello che hanno fatto durante la pandemia, ma anche perché ci rendono orgogliosi di quanto è bella la Toscana e la portano nel mondo. Pensate, ora sono in Turchia per sostenere purtroppo le tante famiglie con vittime di questo terribile terremoto, ma sono un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale per la gestione delle emergenze. Noi dobbiamo continuare ad investire su di loro, dobbiamo costruire le condizioni perché si innovino anche con nuove tecnologie, perché davvero è un gioiellino della nostra regione che va preservato e valorizzato. Gli fa eco il presidente della Commissione Sanità. La struttura del nostro sistema sanitario regionale, ma una struttura che ha gestito emergenze in tutto il paese e all'estero, creata insieme al terzo settore, un motivo d'orgoglio, un elemento di innovazione che vogliamo si rafforzi, perché è un elemento fondamentale che abbiamo visto essere determinante in tanti momenti purtroppo drammatici del nostro paese, a cominciare dall'emergenza Covid. A rappresentare tutti gli operatori perfettamente integrati con il mondo del volontariato c'è il direttore Piero Paolini. Riceve lui la targa, poi commenta soddisfatto. È un riconoscimento, un alto riconoscimento, e per questo voglio ringraziare il presidente Mazzeo, ma anche tutto il Consiglio regionale, perché veramente per noi ha un valore aggiunto dopo tutti gli sforzi. Devo dire che non siamo i soli, perché accanto a noi ci sono molti operatori, molti volontari che operano magari anche con attività che hanno una visibilità minore e che fanno un lavoro egregio anche su tutto il territorio regionale. Questo è un riconoscimento a un'attività di punta, perché è quella magari ha più visibilità anche sui media e che esce dai confini regionali. Siamo stati gli attori di sfide importantissime durante la pandemia,
Ricordo che noi abbiamo fatto operazioni di Medevac, che vuol dire trasferimento di pazienti gravi, molto gravi, tutti a terapia intensiva, con la maggior parte con il Covid, ma poi anche pazienti che sono venuti dall'Ucraina, pazienti dalla Turchia, pazienti dalla Libia. Insomma, un'operazione che ha riguardato quasi 1000 pazienti, che è la più grande operazione che c'è in letteratura dopo la Seconda Guerra Mondiale. A celebrare l'evento c'è anche il sindaco di Pistoia. Alle persone che ci guardano e che la stampa in questo momento racconterà la Cross, sappiano che quando c'è una maxi emergenza nel proprio paese ma anche all'estero, sono le prime persone che si attivano e fanno arrivare lì i volontari e i vigili del fuoco piuttosto che i nostri militari, e da Pistoia viene coordinato per tutto il paese ma anche per all'estero azioni di questo genere. Sono presenti i consiglieri regionali della provincia di Pistoia. Ho proposto al presidente del Consiglio regionale di riconoscere il valore straordinario che ha questa centrale, perché non solo durante la pandemia ma in tutti i momenti più difficili, non solo nel nostro paese ma più in generale per quella che è la solidarietà del nostro paese nel mondo, come è successo recentemente alla Turchia, il cuore della risposta italiana è a Pistoia, nella centrale 118 di Pistoia Empoli, diretta dal dottor Paolini, che svolge appunto una funzione di supporto sanitario sulle maxi emergenze. Ci rende orgogliosi non solo di essere pistoiesi, ma dimostra quanto è grande il cuore della Toscana, un cuore fatto di solidarietà concreta e fattiva. La centrale non è nata per volontà dell'istituzione regione, ma è stata attribuita alla regione toscana dalla conferenza Stato-Regione, dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, perché a Pistoia abbiamo avuto, per il lavoro quotidiano di tante donne, di tanti uomini del volontariato, operatori sanitari diretti da Piero Paolini e dal suo staff, l'origine e la creazione di una struttura che è unica nel suo genere e anche un modello da replicare in altre parti del nostro paese. Una centrale che è in Italia quella più operativa sulle maxi emergenze, oltre a Pistoia abbiamo solo Torino. Insiste sulla necessità di ampliare la struttura, facendo eco alle parole del sindaco, il consigliere Capecchi. Oltre al plauso al dottor Paolini, che ne è il direttore, ai volontari e alle volontarie che tutti i giorni garantiscono all'Italia un punto di riferimento costante ad ogni orario del giorno e della notte in caso di emergenza, vogliamo anche riprendere il filo dello sviluppo di questa centrale su Pistoia, perché la Toscana se la debba tenere e perché la Toscana diffusa, di cui tante volte parla Gianni, non sia solo per le opere d'arte pur importanti, ma anche per le funzioni da distribuire sul territorio. La scorsa settimana avevamo registrato tutte le opinioni del lungo confronto sui fatti del liceo di Firenze. Alla fine, lo ricorderete, era stata approvata la mozione, il documento del Partito Democratico integrato dagli emendamenti di Italia Viva e sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle. La Lega si era astenuta pur condannando fermamente la violenza. Fratelli d'Italia, dopo la condanna della violenza, aveva presentato una propria mozione denunciando dall'altra parte una possibile strumentalizzazione. È stata bocciata al voto. In questi giorni della vicenda hanno parlato anche i membri del Parlamento degli studenti. In una nota hanno espresso condanna per l'aggressione e vicinanza alle vittime e a chi si impegna in maniera attiva e leale su temi politici e giovanili, auspicando che ci siano provvedimenti anche negli organi scolastici. Confidando, scrivono, nella sensibilità degli studenti tutti e in una consapevolezza maggiore del corpo docenti all'educazione e al dialogo, al fine di impedire che certe azioni vengano compiute all'interno come all'esterno delle scuole. Molti consiglieri si sono mobilitati anche per un'altra vicenda grave, l'attacco omofobo di Forza Nuova contro il sindaco di Laiatico. La condanna è di tutti, molti sono stati anche a manifestare di persona la vicinanza e la solidarietà al primo cittadino. Tanti spunti interessanti arrivano dal lavoro di questi giorni delle commissioni. Quella che si occupa di cultura e istruzione prosegue il confronto degli stati generali. La Presidente ha presentato la proposta di legge al Parlamento per la lettura libera scuola, 15-20 minuti al giorno sul libro a scelta di ogni studente.
In commissione controllo invece si è parlato ancora di Toscana Strade. La società in house che dovrebbe costituirsi per gestire poi la Firenze-Pisa-Livorno e altre strade importanti della nostra regione. Questo però è stato un confronto tecnico che segue quello politico che c'era già stato con il presidente Giani. Nella terza commissione, Sanità e Politiche Sociali, è stata messa a punto la legge per disciplinare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Sono due in Toscana. Uno ha già ottenuto questo status, il Meyer di Firenze. L'altro ha avviato il percorso di riconoscimento, la Fondazione Monasterio. Sono strutture che coniugano attività clinica e attività di ricerca, anche in settori molto innovativi della medicina. Per la Monasterio c'è stato anche il via libera alla conferma di Marco Torre nel ruolo di direttore. Hoc anche alle modifiche allo statuto dell'azienda ospedaliera universitaria senese. Una legge che modifica le norme regionali sul sostegno alle imprese è quella che è stata votata a maggioranza nella Commissione Sviluppo Economico. Si tratta di un adeguamento al contesto attuale che tiene conto anche della necessità di rendere più fruibili gli aiuti. All'unanimità viene poi approvata la risoluzione per sostenere occupazione e imprenditoria femminile. Ne parleremo più approfonditamente tra una settimana, quando questi due atti passeranno all'esame di tutto il Consiglio. Il nuovo programma regionale di sviluppo hanno parlato invece i membri della Commissione Territorio e Ambiente, che hanno ascoltato gli assessori Ciuoffo, Monni e Baccelli. Molto attiva anche la Commissione per le aree interne, che ha ascoltato il direttore di ANCI Toscana per pianificare una rinnovata strategia per questi territori. Temi che erano stati al centro anche della discussione in Consiglio regionale dei giorni scorsi. Sono stati due i documenti approvati dai consiglieri all'unanimità. Li presenta il presidente della Commissione per le aree interne. Il primo riguarda la presenza dei servizi bancari sui territori. La richiesta della Commissione alla fine di queste audizioni è duplice. Da una parte sostenere esperienze come gli sportelli mobili che alcune banche stanno mettendo in atto per coprire il territorio regionale, dall'altra la richiesta al Governo che in sede europea vengano introdotti criteri di proporzionalità, perché non si può applicare al grande gruppo bancario gli stessi identici criteri di una banca di credito cooperativo e soprattutto non si può pensare che i costi dipendano solo esclusivamente dagli sportelli. Il secondo chiede che vengano destinate risorse specifiche del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Noi dobbiamo favorire progetti di reindustrializzazione o comunque di ricomparsa di attività manifatturiere su questi territori. La montagna e le aree interne non sono solo luoghi da cartolina o da vacanza, sono luoghi che hanno bisogno, per contrastare lo spopolamento, di investimenti produttivi. La nostra risoluzione introduce un vincolo su due voci di questo programma regionale, quindi per milioni di euro, affinché vengano queste risorse utilizzate per le imprese dei 160 comuni delle aree interne, che significa investimenti su ricerca, innovazione e sviluppo e dall'altra sui presidi produttivi. Sono d'accordo anche le opposizioni, che però introducono alcune riflessioni e una critica di fondo. Sì, continua il filone dell'adesione unanime alle proposte di risoluzione delle aree interne. Per quanto riguarda il rafforzamento del sistema bancario delle aree interne, abbiamo dato un voto, diciamo, favorevole, però con alcune precisazioni. La prima è che la Commissione stessa, nel momento in cui Poste Italiane annunciava il piano Polis con un investimento di 800 milioni in 5 anni, proprio su tutti quei comuni che sono all'interno anche delle aree interne, si parla di 7.000 comuni in Italia, fa un appello sostanzialmente un po' sì, incisivo, ma che deve tener conto del fatto che il sistema bancario, per radicarsi nelle aree interne, deve necessariamente fare in modo che sia la politica probabilmente a riportare le condizioni necessarie al credito per attestarsi, mentre Poste Italiane oggi probabilmente è l'interlocutore principale della maggior parte dei residenti, persone che hanno un'età molto, diciamo, avanzata, per quanto riguarda tutta la tipologia di servizi che questo piano Polis sta annunciando. Per quanto riguarda invece il FESR, sì, abbiamo anche qui dato pieno mandato e adesione alla proposta di risoluzione che impegna finalmente la Giunta a destinare quote rilevanti del FESR, però abbiamo chiesto anche al Presidente Nicolai ora di essere di parola, così che la Giunta regionale possa sostanzialmente veramente
tener fede agli impegni che oggi tutta l'Aula ha votato all'unanimità. La sollecitazione allora la giriamo al Presidente della Commissione. Quanto vi ascolta la Giunta, visto che spesso le vostre istanze trovano un sì unanime? Per ora la Giunta ci ha sempre ascoltato, abbiamo ottenuto, grazie alla nostra precedente atto, 22 milioni di euro dedicati in modo esclusivo alle aree interne, più una riserva specifica del 30% sui 3,3 miliardi di euro che la Regione avrà a disposizione fino al 2027 per i territori, per le imprese e i comuni di questi territori. Pensiamo anche con questo atto di avere il medesimo ascolto. Approvato dal Consiglio anche il bilancio, era quello del 2020, dell'autorità portuale regionale. Il primo commento lo fa direttamente il Presidente della Giunta, che evidenzia l'investimento regionale per il sabbiodotto, 5 milioni, l'impegno per superare gli ostacoli nella viabilità di accesso al porto e poi come obiettivo finale... L'impegno che concordiamo con il Comune di Viareggio per arrivare all'approvazione del piano portuale. Atto molto importante proprio per la disciplina, la funzionalità e quello che poi sono tante attività. Noi come Regione Toscana abbiamo messo 6 milioni, dovrebbe essere finalmente arrivato il momento dell'inaugurazione del mercato ittico nella prossima estate. Non sono d'accordo le opposizioni. Nel dibattito interviene il consigliere Baldini della Lega, che poi con il suo gruppo ha votato no al bilancio. Oggettivamente un bilancio che arriva a essere votato nel 2023, ma riguarda il 2020, è difficile poterlo sostenere, malgrado ci possano essere delle giustificazioni legate al commissariamento e legate a questa situazione di forte contrapposizione fra l'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale, che oggettivamente, un po' anche per il dibattito sulla poltrona di segretario dell'autorità portuale, ha di fatto impedito tutta una serie invece di iniziative che il territorio attende. Ma questa autorità, che ha competenza sui porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, come sta funzionando? Che giudizio ne date? A mio giudizio l'autorità portuale indubbiamente ha una forma giuridica che possiamo anche arrivare a perfezionare e a migliorare, ma sta funzionando e noi su Viareggio ci dobbiamo puntare. Da un lato il grande successo del Carnevale, ho fatto i miei complimenti a Marialina Marcucci, Presidente del Comitato, perché quest'anno è davvero un successo senza precedenti, ma contemporaneamente anche la manifattura e quindi la Viareggio degli eventi e del turismo e la Viareggio della produzione. Credo che siano tutti stufi di questo scontro fra la realtà del PD ufficiale e gli ex PD che governano a Viareggio e ci sia invece necessità di dar luogo finalmente alla realizzazione del sabbiodotto, dar luogo finalmente alla realizzazione dell'asse di penetrazione, portare avanti e chiudere la partita sul piano regolatore portuale. E per fare tutte queste cose, oltre a quella di trovare degli spazi che possano anche coordinarsi sotto il profilo urbanistico fra Regione e Comune di Viareggio, anche in quelle aree che sono di pertinenza del Comune, per fare tutte queste cose oggettivamente ci vuole capacità di dialogo e non schermaglie e baruffe chiozzotte di cui siamo tutti stufi. Si era aperto anche il confronto sul trasporto sanitario delle persone fragili, soprattutto adesso dei malati oncologici. L'opposizione chiede una verifica delle norme attuali. La discussione si sposterà in commissione, dove saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, anche le associazioni dei familiari. Sì, sicuramente è la soluzione migliore quando la problematica riveste tante problematiche, cioè nel senso che sono varie le argomentazioni che si possono utilizzare per valutare il trasporto degli oncologici. Come ho detto nel mio intervento, ovviamente ora si muore soltanto di infarto, di tumore e di incidente, ma mentre l'infarto purtroppo è un qualche cosa di
immediato, il tumore è una morte annunciata, per cui si crea tutto un problema anche sulle famiglie e conseguentemente una problematica che va dalle problematiche di tipo morale alle problematiche di tipo economico. D'accordo con il passaggio in commissione anche la maggioranza. Il suo presidente però evidenzia come la stessa giunta stia pensando ai rimedi da attuare rispetto alle criticità di oggi. Ci sono degli effetti poi che sono negativi, noi l'abbiamo e la giunta stessa le ha riconosciuti, tant'è che il 27 dicembre ha assunto una deliberazione che permette comunque anche al di là del trasporto sanitario di coprire una parte di trasporto sociale. Dobbiamo capire se questa delibera sta portando gli effetti sperati, e cioè coprire tutti coloro, riconoscere tutti coloro che hanno bisogno, in particolar modo il problema c'è per gli oncologici, ma non solo, il diritto ad essere trasportati. E poi questo sia sociale o sanitario, un cittadino non gli importa, se ha bisogno, perché solo, perché è in condizioni cliniche critiche, è giusto che il sistema istituzionale gli riconosca il trasporto. Ripartiamo dai giovani, era questo l'obiettivo del bando del Consiglio regionale, Rigenerazione Toscana. I progetti sono molti in tutto il territorio regionale. Il primo che è partito in questi giorni si realizza nel comune di Calenzano. In cosa consiste? Il dettaglio, andremo nel territorio di Calenzano a cercare i gruppi giovanili, i ragazzi e le ragazze che passano il loro tempo sul territorio, e li ascolteremo soprattutto. Cercheremo di capire quali sono gli interessi dei ragazzi, quali sono i loro desideri, e in qualche modo cercheremo di tradurli assieme a loro in cose pratiche. E diciamo che poi faremo anche delle proposte che riguardano un po' le discipline dell'hip hop che tanto vanno tra i ragazzi, per cui si parla di rap, di graffiti, di street art e poi musica in generale. Orgogliosa del progetto è l'assessore alle politiche giovanili di Calenzano, anche perché dice risponde ad un'esigenza reale di questi tempi. In questi anni, come sappiamo, i nostri giovani, i nostri ragazzi hanno purtroppo respirato un'aria che non era per loro, sono stati chiusi in casa, hanno dovuto subire anche cose più grandi di loro. Con questo progetto noi vogliamo riportarli nei luoghi d'aggregazione e vogliamo davvero renderli protagonisti. Rigenerazione Toscana è un vanto del Consiglio, ha funzionato davvero, dice in conclusione il presidente Mazzeo, che fa riferimento anche ad altri progetti in cantiere. Ha un'iniziativa che noi abbiamo voluto con forza per porre i giovani al centro della nostra azione, e lo abbiamo fatto attraverso diverse iniziative. Oggi sono felice di poter presentare la prima di queste iniziative, fatta dal comune di Calenzano, in modo per coinvolgere i giovani attraverso la street art, la musica, la giocoleria, un modo davvero per cercare di rigenerare i nostri territori. La rigenerazione urbana è un obiettivo che abbiamo portato avanti con forza in questi anni, e legare l'impegno dei giovani con la rigenerazione urbana è lo sguardo che noi vogliamo portare sulla Toscana del futuro. Andiamo con lo spettacolo dei bandierai degli Uffizi, gli sbandieratori ufficiali di Firenze. In questi 50 anni dalla loro fondazione hanno portato la città nel mondo. La loro attività è ben raccontata nella mostra Mezzo secolo per Firenze a Palazzo Vecchio. Noi abbiamo rappresentato, oltre alle tradizioni fiorentine, Firenze e l'Italia nel mondo, in occasione di importanti eventi anche sportivi come i mondiali di calcio nell'86 a Città del Messico e altre occasioni. Siamo conosciuti in tutto il mondo ed è la forza dei volontari che prendano un tamburo e una bandiera e si sentano così a rappresentare Firenze, veramente la Toscana, in giro per il mondo. La Toscana è una delle terre più belle che ci sono al mondo, e la loro capacità di saper non solo sventolare una bandiera, ma anche raccontare le nostre tradizioni è qualcosa che abbiamo voluto premiare con questo riconoscimento.
Oggi ci fermiamo qui, torniamo venerdì 10 marzo alle 21:10 dopo il nostro telegiornale della sera.